A Cremona, affari puntati sulle annose difficoltà che affliggono i commercianti locali. La maggior parte di loro solleva una serie di tematiche che toccano da vicino quasi tutta la cittadinanza, dalla scarsità di parcheggio alla manutenzione stradale, passando per la carenza di servizi e per le continue aggressioni che si verificano in centro e in periferia. Si tratta di fattori che impattano negativamente sui negozi, specialmente perché rendono poco appetibili le zone in cui si trovano gli stessi, favorendo di fatto i centri commerciali situati a ridosso della cittadinanza. In questo quadro non stupiscono le tante chiusure avvenute nell'ultimo anno. Intanto io ho un negozio in eh, prima periferia, non, a due passi dal centro, quindi le problematiche che posso riscontrare io sono leggermente diverse da quelle che si hanno in centro. Per esempio un carico-scarico e che come tutti sanno i commercianti eh, pagano una tantum per poter avere, che è perennemente abusato e non abbiamo chi ci aiuta a liberarlo. In centro è il problema opposto. Parcheggi scarsi o di costo altissimo, Quindi, e lì c'è la convenzione con Saba che bisognerà decidere chi c'è adesso che ci governa, che ci metta a mano. E un altro problema che abbiamo è l'assenza di pulizia totale: qua su Via Dante non passa mai il famoso macchinino e abbiamo una ciclabile, non, non lo vediamo praticamente mai proprio. Di tasse seguiamo tutte le regole, e cerchiamo di essere il più possibile. Al servizio dei cittadini, ma la città deve essere ben mantenuta da chi ci governa. Qua siamo in una zona particolarmente eh, disgraziata, lui è diventata col cambio di viabilità. In centro, il centro è più bello, sicuramente è leggermente più manutenuto, ma eh, andrebbe presidiato perché non è sicuro. Ci sono eh, attività che sorgono. E non rispettano le regole che rispettiamo tutti, sia a livello sanitario, laddove si tratti di alimentari, sia a livello di, di regole basilari, proprio abusivi. E questo secondo me non è corretto, sono cose sotto gli occhi di tutti da anni e non è giusto.